che la violenza di genere è la manifestazione più alta di una patologia del potere, che certamente è la patologia del mondo, è la patologia della storia. Oggi alcune parole inglesi che ricordano lo stalking, il mobbing, l'uso di social network nei quali si sviluppa quello che il sociologo Bonomi chiama la patologia dell'ignobile, sono dei motori straordinari che alimentano questa cultura del potere come sopraffazione. È chiaro che se noi non elaboriamo anche una cultura diversa del potere, noi faremo retorica, lo dico tristemente, perché noi sappiamo benissimo che il 90% della scuola dell'obbligo è assegnata a donne insegnanti, e loro malgrado il bullismo che già si manifesta nei primi anni della scuola dell'obbligo è manifestazione evidente di una cultura che è diffusa, che è trasversale e che è il modo di accostare il mondo e la storia. Quindi io, che soffro moltissimo indirettamente di questo problema, che è un problema di genere, dico che la cura è una cura che va fatta anche altrove.